Gianluca Di Marzio di Sky, da grande esperto di mercato, a chi va la palma secondo te di miglior club che ha operato sul mercato tra Roma e Inter? Probabilmente se la giocano questi due club? Allora, diciamo che il colpo Dzeko, quindi Dzeko l'operazione più secondo me affascinante di questo mercato, soprattutto per le esigenze della squadra, cioè il fatto che la Roma da tempo cercasse un centravanti fisico ma che potesse anche segnare, un giocatore d'area di rigore, averlo trovato in un grande attaccante come Dzeko, credo che sia stata l'operazione, almeno penso possa essere l'operazione dell'estate. E per come ha operato in entrata e in uscita, nonostante le difficoltà di inizio mercato dal punto di vista economico, perché sembrava non dovessero fare grandi investimenti, l'Inter, perché tutto sommato ha accontentato l'allenatore che aveva chiesto 10-11 giocatori, ne sono arrivati proprio 10, mancato proprio l'undicesimo, però credo che abbia fatto un ottimo lavoro. Poi è chiaro, quando si cambia tanto non è sempre facile riuscire a raggiungere risultati immediati, e quindi sicuramente bisognerà dare un minimo di tempo a Mancini adesso per amalgamare tutti questi nuovi che sono arrivati. La grande delusione è il Milan, soprattutto per i colpi mancati negli ultimi giorni a centrocampo? Poteva arrivare sì, forse Witzel, però comunque il Milan ha investito quasi 100 milioni tra i giocatori che ha preso. Bacca secondo me si contende con Dzeko la palma di colpo di mercato dell'estate, perché è un attaccante che ho sempre stimato molto e che ha fatto benissimo sia in Liga che in Europa League. Sì, forse è mancata la ciliegina, quel giocatore in grado di dare maggior qualità e spessore al centrocampo, però ripeto, gli investimenti sono stati già tanti e spendere altri 25 milioni per Witzel voleva dire sfondare il muro dei 100 milioni di euro. Probabilmente non è arrivato da parte di Berlusconi l'input per fare questa spesa ancora più alta. Il grande colpo mancato invece secondo te qual è stato? Penso ad esempio a Draxler della Juventus, oppure quale altro giocatore? Sì, Draxler è stato vicinissimo e sarebbe stato anche bello vederlo in Italia, perché comunque è un giovane talento. Non so quanto avrebbe potuto realmente incidere in maniera immediata nella Juventus di oggi, però è un giovane che la Juventus seguiva da tempo e quindi avrebbe volentieri preso, però non lo considererei proprio come un rimpianto da strapparsi i capelli. Ecco, credo che comunque la Juventus abbia preso Alexandro, che è uno degli esterni più forti d'Europa, e abbia comunque le risorse per essere ancora, se non la più forte, comunque giocarsi fino alla fine il titolo anche con la rosa attuale, perché ha un gruppo e un allenatore che sanno cosa vuol dire vincere, non penso si siano dimenticati come si faccia in poche settimane.